È possibile trovare un'applicazione obiettiva? Sì, ma farà schifo, nel senso che mi aspetto che non faccia la minima cosa che ci possiamo aspettare se vogliamo riconoscere la geometria dello spazio affine nella geometria di uno spazio proiettivo. E perché dico questo? Andiamo semplicemente a vedere in un piano. Avevo già fatto vedere questa cosa, ma torniamoci sopra con calma. Siamo in un piano proiettivo, quindi i nostri punti sono terne non nulle a meno di un fattore di proporzionalità, e una retta proiettiva nel piano proiettivo è, va bene, qua torneremo al discorso dell'inizio della lezione, cioè posso vederlo in maniera fighetta come una classe di proporzionalità di forme lineari su R3, oppure semplicemente come l'insieme dei punti che le cui coordinate proiettive soddisfano un'equazione di primo grado, un'equazione omogenea di primo grado in x0, x1, x2. Okay? Quindi qua ci sono due rette proiettive del piano proiettivo. Cosa può capitare a questo sistema? Beh, il suo rango può essere semplicemente o 1 o 2, ed è chiaramente un sistema per cui le ipotesi di Rusce-Capelli sono soddisfatte perché la colonna di termini noti è nulla, quindi senz'altro i ranghi di incompleta e completa sono uguali. E questo rango comune a incompleta e completa, cosa può essere? O uno, ma allora vuol dire che in realtà ho scritto la stessa retta due volte e quindi l'intersezione è tutta la retta. Oppure 2, e quindi che cosa avremo come soluzioni? Avremo infinito alla 1, cioè infinite soluzioni dipendenti da un parametro diverse dalla ovvia. Infinito alla 1 punti, se io guardo dal punto di vista vettoriale, sono infinito alla 2. Scusate, no, infinito alla 1 vettori, il che significa un punto solo, perché verranno fuori da dimensione vettoriale 3 con due vincoli indipendenti, 3 meno 2 mi dà infinito alla 1, cioè vettori non nulli dipendenti da un parametro che, visto che si tratta di un sottospazio vettoriale, necessariamente questo è un parametro che è un fattore di proporzionalità, vale a dire infinito alla 1 vettori non nulli tutti proporzionali fra di loro. Dal punto di vista proiettivo tornano ancora i conti, dimensione 2 per lo spazio proiettivo, cioè il piano, due vincoli indipendenti, arriviamo a dimensione 0 dell'intersezione, che vuol dire un punto. Quindi o le due rette coincidono o sono incidenti in un punto. Mentre se vado a prendere una cosa analoga e non è un caso che abbia messo le stesse lettere come coefficienti, ci torniamo fra un po', ma se vado a prendere due rette nel piano, cosa può capitare? Può capitare benissimo che portando a secondo membro qua i termini noti abbiamo rango 1, possiamo avere rango 1 per l'incompleta quando il determinante BF-CE è uguale a 0, ma rango 2 per la completa, quando lo stesso fattore di proporzionalità che necessariamente ci sarà fra BC ed EF non è rispettato da A e D. Bene, e quindi che cosa avverrà? Rusce-Capelli ci dice che non c'è nessun XY che sia soluzione contemporaneamente delle due equazioni, e cioè queste due sono rette a intersezione vuota. Ora, in un'applicazione biettiva dall'insieme x all'insieme y, qualunque siano questi due insiemi, lo scrivo. Se io ho una f da x a y biettiva, prendo sottoinsiemi A, B di X, A intersezione B è diverso dal vuoto se e solo se F di A
intersezione F di B è diverso dal vuoto, proprio un fatto puramente insiemistico. Quindi è escluso che ci sia una... No, cosa devo fare? Devo fare così. È escluso che ci sia un'applicazione biiettiva, che ci può essere in linea di principio, fra piano affine e piano proiettivo, ma che conservi rette, cioè che mandi ogni retta del piano affine in una retta del piano proiettivo e viceversa. No, è impossibile, perché nel piano affine esistono rette a intersezione vuota, mentre questo non si verifica nel piano proiettivo. Bene. E allora non ci diamo per vinti, non buttiamo via tutta la teoria. Facciamo quello che si chiama ampliamento proiettivo di uno spazio affine, che abbiamo già visto come esempio non so quanto, ma adesso lo rivediamo un pochino meglio. Prendiamo uno spazio affine n dimensionale, prendiamo lo spazio dei vettori liberi. Togliete il vettore libero nullo e andate a fare il quoziente. So che Patrizio vi ha parlato del passaggio quoziente, cioè andare a considerare le classi di equivalenza, qua le classi di proporzionalità di vettori liberi, che ha senso. Perché? Perché io so che un vettore libero mi determina la direzione, per esempio, di una retta, ma non solo lui, anche tutti i suoi multipli con scalari diversi da zero. Quindi una direzione è individuata non da un singolo vettore libero non nullo, ma dalla sua classe di proporzionalità. Ma quando io parlo di classi di proporzionalità di vettori liberi non nulli, sto creando uno spazio proiettivo. Di che dimensione? Siccome lo spazio dei vettori liberi di AN è di dimensione n, otterremo uno spazio proiettivo di dimensione n-1, che è quello naturalmente associato da n freccia. Lo chiamo Pn-1 freccia, e i punti di questo spazio proiettivo sono proprio le direzioni di An. Bene, fissiamo un riferimento affine, anche se non sapete cos'è, l'avete sempre usato, dai. Quindi andiamo a considerare la n-upla di coordinate affini di ogni punto, e attraverso lo stesso riferimento avremo una n-upla di componenti per ogni vettore libero. E adesso era l'esempio 7, sì. Allora adesso ecco che andiamo a costruire uno spazio proiettivo che come punti ha l'unione di AN e di Pn-1 freccia, punti e direzioni dello stesso spazio affine AN. Come faccio? Questa parte da Kn più 1, a cui ho tolto la n più 1 upla nulla, e va a finire in questa unione. Precisamente, adesso io battezzo x0 come componente discriminante, determinante di tutta la faccenda, ma potrebbe essere benissimo una qualsiasi delle altre. Allora, la n più 1 upla non nulla x0 x1 xn con teta, dove la mando? Due casi: se x0 è diverso da 0 e se x0 è uguale a 0. x0 è diverso da 0, allora ha senso andare a considerare i rapporti x1 fratto x0, xn fratto x0. Non solo ha senso, ma questa n upla di rapporti è anche invariante per moltiplicazione della n più 1 upla per uno scalare. Cioè, se invece di x0, x1, xn ci metto 5x0, 5x1, 5xn, avrò 5x1 fratto 5x0, 5, 5 si semplifica, mi viene fuori sempre la stessa n upla, che quando x0 è diverso da 0, io considero come n upla di coordinate di un punto. Quindi a questa n più 1 upla, ma anche a tutte le sue proporzionali, associo questo unico punto. Se invece x0 è uguale a 0, io a questa n più 1 upla, che comincia con 0, ma poi continua con x1, xn, non tutti nulli, associo che cosa?
il vettore libero x1 xn, ma non solo lui, in realtà tutta la sua classe di proporzionalità. Ma cosa vuol dire? E questo lo devo fare, perché se io moltiplico di nuovo tutto questo per 5 vado in un altro vettore libero, ma nella stessa direzione, in un vettore libero multiplo del precedente, per cui se non vado nel singolo vettore libero, ma in tutta la sua classe di proporzionalità, io sono a posto. L'applicazione è ben definita, come si suol dire. Cioè, se cambio il rappresentante di questa classe di equivalenza, vado a finire nello stesso oggetto. Qua. Benissimo. Quello che ottengo in questa maniera è uno spazio proiettivo e la sua struttura non dipende dalla scelta che ho fatto del riferimento. Questo spazio è detto ampliamento proiettivo dello spazio affine. Quindi da uno spazio affine ottengo in un modo naturale uno spazio proiettivo. Viceversa, se ho uno spazio proiettivo, posso tirarne fuori uno spazio affine, quella che si chiama carta affine. Il nome carta ve lo spiego fra un momento. Allora, sia Pn uno spazio proiettivo n-dimensionale, indichiamo con Kn anche lo spazio affine naturalmente associato allo spazio vettoriale Kn, e adesso fissiamo un certo iperpiano, Pn-1. Possiamo cambiare il riferimento sullo spazio Pn in modo che questo iperpiano sia descritto dall'equazione x0 uguale a 0. Penso che questo vi torni. Datemi una qualunque retta nel piano, io posso arrangiare il mio riferimento affine in modo che questa sia l'asse x. Nello stesso modo, datemi un piano nello spazio, posso fare in modo che quello sia il piano XY, datemi un iperpiano in Pn, io posso fissare il mio riferimento in modo che quello sia rappresentato dall'equazione x0 uguale a 0, cioè sia l'iperpiano x1, x2, xn. Bene. Allora adesso quello che faccio è di tirar via questo iperpiano da Pn. E la mia applicazione la faccio da tutto Pn a cui ho tolto questo iperpiano a Kn. E in che modo? Vado a prendere un punto P che stia in Pn ma non in Pn-1. Ma allora come ho fatto? Il suo x0 è necessariamente diverso da 0, perché con x0 uguale a 0 ci sono tutti e soli i punti che io ho tolto. Quindi so benissimo che le coordinate proiettive di P sono con x0 diverso da 0. Benissimo, allora io vado a prendere quelle coordinate e le divido, le x1, xn, le divido per x0. Arrivo a una unica n-upla e questa mi dà un elemento di kn e lo considero un punto dello spazio affine Kn. Questa applicazione è biettiva e manda sottospazi proiettivi non contenuti in Pn-1 in sottospazi affini della stessa dimensione. E anche questa alfa non dipende dalla scelta di S, purché S mi dia che quell'iperpiano è descritto da x0 uguale a 0. Ce ne sono diversi possibili. Quindi su Pn- a cui ho tolto Pn-1, viene indotta una struttura di spazio affine, che viene detta carta affine. Se An è uguale a Kn, Pn è l'ampliamento proiettivo e Pn-1 è proprio lo spazio proiettivo delle direzioni di questo An, allora se io compongo questa alfa, l'applicazione qua alfa, con la teta la meno 1, dove teta è quella descritta prima, io parto da Kn, passo nell'ampliamento proiettivo e torno con una carta affine a Kn stesso. Bene, perché carta? Viene da quello che si fa con gli atlanti. Qual è il problema di un atlante rispetto a un mappamondo? Che in un mappamondo riesco a... Sì, non sono terrapiattista, lo riconosco. Che in un mappamondo io riesco a rappresentare tutta la superficie terrestre. Ma non ci riesco se ho la pretesa di farlo su un foglio di carta, su un piano, su un pezzo di piano. E quindi che cosa bisogna fare? Bisogna
togliere qualcosa. La rappresentazione più ampia che abbiamo è quella, per esempio, in cui si toglie un meridiano, normalmente quello delle isole Figi, la linea di cambiamento di data, tolgo quel meridiano, tutto il resto lo riesco a spaparacchiare sul piano e quindi normalmente che cos'ho a sinistra ho le Americhe, poi ho Europa, Asia e Africa e a destra in basso l'Oceania e sotto, un po' sparpagliato, ho l'Antartico. No? Ma che cosa ho dovuto fare per poterlo aprire? Ho dovuto buttar via qualche cosa di misura zero, molto magro, un meridiano, ma se io tengo quel meridiano io non riesco a rappresentarlo sul piano. E qua è la stessa cosa, per poter rappresentare in un piano fine, un piano proiettivo, devo togliergli un iperpiano, cioè una particolare retta. E questo è quello che si fa. Quindi aggiungo un PN-1 formato dalle direzioni, se voglio ampliare uno spazio affine in uno spazio proiettivo, tolgo un iperpiano se io voglio andare a pescare dentro uno spazio proiettivo uno spazio affine della stessa dimensione. E arriviamo a parlare dei famosi punti impropri, che sono quelli che sembrano molto poetici, quelli che sono all'infinito. Qua non ci sono questioni di infinito, siamo in cose calcolabilissime senza bisogno del concetto di limite, insisto su questo. Allora abbiamo uno spazio affine, andiamo a fare l'ampliamento proiettivo, che è questo qua, AN unione PN-1 freccia. Chiamiamo improprio ogni punto che sia sottinsieme, che sia un punto di PN-1 freccia. Ma non solo, ogni sottospazio proiettivo di PN-1 freccia è qualunque oggetto che sia contenuto in PN-1 freccia. Okay? Tutti gli altri vengono chiamati propri, quindi una retta che non sia totalmente contenuta in PN-1 freccia viene chiamata retta propria. Lei avrà un punto improprio, la sua intersezione con PN-1 freccia ci sarà e sarà un punto improprio, ma lei viene chiamata retta propria ed è l'ampliamento proiettivo di una retta affine. Allora, ogni riferimento affine di N determina un riferimento proiettivo, non vi preoccupate di questo. Dell'ampliamento proiettivo tale che dette, e qua ci sono le formule che useremo sempre, dette x1 piccolo, xn piccolo, le coordinate affini di un punto P in AN, x0 grande, x1 grande, xn grande, coordinate proiettive di θ alla meno 1, pescando una qualsiasi delle infinite n più unuple di coordinate proiettive, cosa succede? Vale questa relazione. La xi affine è la x grande i fratto x grande 0 proiettiva. Ok? Quindi che cosa succede? Se ho x0 diverso da 0, voglio recuperare le coordinate affini, l'abbiamo già visto, è quello che facciamo quando prendiamo una carta affine. E quindi questo rapporto. A rovescio, se io voglio partire da un punto proprio x1, xn in coordinate affini e voglio le sue coordinate proiettive, basta che io aggiunga in testa un 1 e poi prenda a meno di un fattore di proporzionalità. Quasi sempre ci limiteremo ad aggiungere un 1, ma supponiamo che qua ci sia, non lo so, 2 terzi, 5 terzi, 11 terzi. Va bene, qua ci aggiungo un 1 e poi moltiplico per 3 perché odio le frazioni e quindi avremo 3 e poi tutto il resto in interi, ma solo per mia comodità, perché appunto con le frazioni mi trovo male. Ma ho tutto il diritto, ovviamente, una volta che sono in coordinate, che sono passato in coordinate omogenee, quindi sono nell'ampliamento proiettivo, ho tutto il diritto di moltiplicare per un qualunque lambda diverso da 0. Ma posso partire aggiungendo un 1 in testa alla n-upla di coordinate affini. In particolare, se ho un iperpiano
con questa equazione A1x1 più ANxn più B uguale a 0, dove queste sono coordinate affini, il suo ampliamento proiettivo ha questa equazione. Vediamo perché. Allora, ho A1x piccolo 1. D'ora in poi, mentre prima usavo indifferentemente piccolo e grande, minuscolo e maiuscolo, d'ora in poi io sempre userò le minuscole per coordinate affini e le maiuscole per coordinate proiettive. A1x1 più fino ad ANxn più B uguale a 0, ma adesso io mi ricordo che x1 piccolo uguale a x1 grande fratto x grande 0, x piccolo n uguale x grande n fratto x grande 0, quindi io questa la riscrivo a 1 x grande 1 fratto x grande 0 più a n x grande n fratto x grande 0 più b uguale a 0. Ma notate che se sto parlando di un iperpiano proprio, di un iperpiano affine, anzi, di un iperpiano affine, io ho che questo x0 è diverso da 0. E quindi quello che faccio è di moltiplicare tutta la baracca per x0. E quindi di qua dove passo? Passo ad a 1 x grande 1 più fino ad an x grande n, perché il loro denominatore è stato eliso da questa moltiplicazione. Però c'è un b che prima era lì per i fatti suoi e adesso questo b viene moltiplicato per x grande 0. Uguale a 0. Cosa voglio dire? Voglio dire che nell'ampliamento proiettivo c'è un iperpiano proiettivo che è questo, per cui se a lui vado a togliere i suoi punti impropri, cioè quelli con x0 uguale a 0, quindi mi limito a quelli con x0 diverso da 0, posso andare a rovescio, dividere per x0, gram x maiuscolo 0, e ottenere quindi le x1 xn che soddisfano questa equazione. Prima che mi chiediate qualche cosa, vi faccio vedere che quindi quando avevamo questa, adesso non mi ricordo quali fossero i coefficienti, fatemi vedere, voglio tornare. ABC. Allora, avevo BX più CY più A uguale a 0. Cosa sono D e F? Quindi EX più FY più D uguale a 0 e ho le mie x uguale x1 fratto x0 maiuscolo e y uguale x2 fratto x0 maiuscolo. Quindi vado a fare le stesse cose. Vabbè, facciamo per l'ultima volta, faccio il passaggio qua. Quindi B x1 fratto x0 più C x2 fratto x0 più a uguale a 0 e x1 fratto x0 più f x2 fratto x0 più d uguale a 0, moltiplico tutto per x0 e quindi ottengo che cosa? Mi porto anche a x0, me lo porto in testa a x
0 più b x1 più c x2 uguale a 0 e d x0 più e x1 più f x2 uguale a 0. Andiamo a prendere un caso interessante, cioè vado a prendermi nel piano affine due rette R parallela ad esse. Ok? Allora, come saranno R, possiamo prendere che sia 2x meno 3y più 1 uguale a 0, S che sia 4x meno 6y, e se ci mettessi più 2 avrei la stessa retta, e invece ci vado a mettere più 3. Quindi che cos'ho? 2 meno 3 e porto di là meno 1, 4 meno 6 porto di là meno 3, e quindi questa qua ha rango uguale a 1, il determinante è meno 12 più 12, e qua invece il rango è uguale a 2, potete vederlo per esempio andando a fare questo determinante 9 meno 6 che è diverso da 0. Quindi queste sono rette parallele. Fra l'altro dovreste aver visto come si fa a prendere un vettore libero di R, ma anche di S. Come si fa? Vado a prendere i coefficienti di x e di y, v freccia, e vado a prendere li scambio e cambio di segno uno dei due, cioè vado a prendere, come si fa? Vado a prendere r freccia, che è dato dall'equazione omogenea associata, 2x meno 3y uguale a 0, e una soluzione è data da 3, 2. Se lo faccio per S freccia, 4x meno 6y uguale a 0, 3, 2 è una soluzione anche di questo. Benissimo. Quindi ricordiamoci questo 3, 2 che è proporzionale, se volete, al 6, 4. Che otterrei direttamente da S. Bene, allora andiamo a fare il passaggio in coordinate omogenee. Quindi come sarà? Lo sono già dimenticato. Passo per R, scusate, qua io vado, se vado a fare l'intersezione otterrò che R intersezione S è uguale al vuoto, perché Rusce e Capelli mi dicono così, e adesso allora avrò 1 per x grande 0, R, meglio sarebbe l'ampliamento proiettivo di R, è 1 per x grande 0 più 2x grande 1 meno 3x grande 2 uguale a 0, S è 3x grande 0 più 4x grande 1 meno 6x grande 2 uguale a 0. Ora, non so se Patrizio vi ha insegnato il trucco per risolvere sistemi lineari omogenei di questo tipo. Ve l'ha insegnato? Sistemi lineari omogenei di n incognite di n equazioni lineari omogenee in n più 1 incognite. Non ho guardato, me lo potete dire voi? Quello di andare a prendere la matrice, cancellare una colonna per volta? Sì, sì, l'abbiamo visto. Molto bene. Allora, R intersezione S da che cosa è dato? È dato dall'insieme degli x0 segnato, x1 segnato, x2 segnato, con
questo qua che è uguale, o meglio proporzionale a che cosa? Qua vado a fare la matrice incompleta. 1, 2, meno 1, 3, 4, meno 6. Quindi, come si fa? Vado a cancellare la prima colonna. 2, meno 1, 4, meno 6. Meno, non dimenticatevelo il meno. Cancello la seconda colonna. 1, meno 1, 3, meno 6. Virgola, cancello la terza colonna, 1, 2, 3 e 4. Allora, prima di tutto, lo riconoscete questo minore qua? È nient'altro che il minore che avevamo qua nella matrice incompleta. Nella matrice incompleta, era la matrice incompleta stessa, quella con rango 1, e quindi non c'è nessuna sorpresa che questo qua mi dia meno 12. Vai là, un momento, cosa è successo? No, ho sbagliato qua, meno 3. E voi mi lasciate fare ste boiate, bravi. Aspetta, com'è che si fa? Oh no, porco mondo. Allora com'è che cancello con questo? Meno 3, qua ce lo mettiamo, meno 3, anche qua. Quindi qua è meno 3 e qua meno 3. Ok, allora qua che cosa viene? Meno 12 più 12, non c'è nessuna sorpresa che venga 0. E questo 0 è molto importante perché ci dice, ehi signori, l'intersezione è data da un punto, adesso non so cosa venga dopo, in verità lo so, ma quello che so di sicuro già da adesso è che questo è un punto improprio, un punto che non ha corrispondente nella fine, il che è giusto. Perché? Ma perché nella fine quelle due rette non si incontrano. Bene, virgola. Qua cosa viene? Meno 6 più 9, 3, e quindi meno 3. E qua che cosa viene? 4 meno 6, meno 2. E guardo un po', allora. Lui che cosa mi dice? Mi dice che questo è un punto improprio. E questi che cosa mi danno? Beh, questi mi danno qualche cosa che è ben proporzionale a chi? Al 3, 2, al 6, 4, al 3, 2 e al 6, 4, che sapevamo essere coefficienti direttivi di entrambe le rette. E quindi che cosa otteniamo? Numericamente, e non abbiamo usato un limite che è 1, otteniamo dall'algebra lineare pura e semplice da primo anno, otteniamo che l'intersezione di questi ampliamenti proiettivi delle due rette parallele, questi ampliamenti si incontrano in un punto che a conti fatti, non ho imposto niente, a conti fatti mi dice questo punto, prima cosa, di essere un punto improprio, quindi tutto quello che segue lo dovrò interpretare come direzione. E poi che cosa mi vengono fuori? Proprio coefficienti direttivi comuni alle due rette. Quindi torna tutto. Ok? Abbastanza chiara questa parte? Speriamo di sì. È qua che non vedervi in faccia rende veramente difficile tutto. Vabbè. Lasciamo perdere questo che confonde solo le cose. Oh, torniamo un attimo solo alla prospettiva che spero che abbiate imparato. Io l'avevo imparata al liceo scientifico a disegno. Non so se voi l'avete imparato in qualche esame di disegno, la nozione di punto di fuga di una direzione. A proposito, ecco come la possiamo vedere. Allora, voi siete troppo giovani per aver giocato a Space Invaders. E, la
proprio l'apertura di Space Invaders, uno dei primi videogiochi, era che io ero su un'astronave che correva disperatamente in mezzo alle stelle e wow, mi vedevo arrivare attorno a tutte le stelle in realtà, perché io stavo passando rapidamente in mezzo a loro. Altra cosa invece meno fantascientifica, il 12 agosto noi passiamo, cioè la Terra passa attraverso una popolazione di detriti spaziali che si chiamano le Cefeidi, e quindi ne intercettiamo qualcuno nella nostra atmosfera e quindi arrivano le stelle cadenti, la notte di San Lorenzo delle stelle cadenti. Bene, fateci caso se vi mettete lì romanticamente di notte a guardare le stelle cadenti il 12 agosto e vedrete che esse appaiono come provenienti da un particolare punto della volta celeste. Perché? Ma perché immaginatevi di rovesciare i riferimenti. È chiaro che le Cefeidi sono lì e noi siamo in movimento rispetto a loro, noi passiamo in mezzo alle Cefeidi, ma dal punto di vista di un riferimento solidale con la Terra, sono le Cefeidi che ci arrivano addosso. E ci arrivano addosso come? Parallelamente, mica si stanno allontanando o avvicinando, ci arrivano addosso parallelamente, proprio come nella schermata iniziale, se riuscite a immaginarvela, di Space Invaders, va bene? Dove, come fanno a farmi vedere che sto passando rapidamente in mezzo alle stelle? Me le aprono, queste stelle mi fanno delle traiettorie a raggiera, partendo da un punto centrale che è quello centrale del mio schermo, e quindi ho l'impressione di passarci in mezzo a grande velocità. Qual è quel punto? È il punto di fuga della direzione corrispondente a il moto apparente parallelo delle stelle in Space Invaders e al moto apparente delle Cefeidi rispetto al nostro riferimento. Okay, questo è il concetto di punto di fuga, che è stato quello essenziale con cui veramente si è rivoluzionata la tecnica pittorica all'inizio del nostro Rinascimento. Bene, vediamola in termini di tutto quello che abbiamo visto fino adesso qua dentro. Ricostruiamo l'idea di punto di fuga? Sì, e guardate un po' come. Allora, vi ricordate la prospettività, quindi proiezione di un sottospazio su un altro sottospazio da un punto? Bene, siamo nello spazio proiettivo n-dimensionale. Sentite ragazzi, facciamo che n è uguale a 3, che così parliamo proprio del nostro spazio. Bene. Quindi io lo leggo con n uguale a 3, ma vale con n qualsiasi. Quindi siamo nello spazio P3, in uno spazio proiettivo tridimensionale. Andiamo a prendere l'iperpiano improprio, il piano improprio P2 freccia, quello i cui fittizi punti rappresentano ognuno una direzione del nostro spazio. Bene, quello che sarà descritto da x0 uguale a 0, ma in questo momento non ci interessa. Ogni punto di P2 freccia è una direzione del nostro spazio affine. Siamo nell'ampliamento proiettivo del nostro spazio affine. Bene, adesso andiamo a fare, adesso prendiamoci un piano P2, quello del pittore, che contiene la tela del pittore. Naturalmente però lo consideriamo un piano illimitato. Bene, quindi un piano proprio che ho qua davanti. Il punto P è il mio occhio, oppure se, non voglio tornare adesso, ma se tornate alla litografia del Dürer, quel punto attaccato alla parete da cui si tirano tutte quelle rette. Benissimo, facciamo quindi la proiezione del piano improprio sul piano proprio del pittore, da un punto P esterno ad entrambi, che possiamo considerare o quel punto sulla parete o il mio occhio destro. Bene, adesso cosa succede? Ogni punto del piano di partenza, cioè del piano improprio, Q infinito, viene proiettato in un punto del piano pittorico, che chiamiamo pi greco di Q infinito.
Ora, se questo punto è un punto proprio, questo viene detto punto di fuga della corrispondente direzione rispetto alla proiezione. Bene, siccome con d'ora in poi con abuso di linguaggio confondiamo un sottospazio affine con il suo ampliamento proiettivo, quindi dirò una retta affine, ma considererò anche il R, l'ho già fatto prima, ma considero con la stessa notazione lei e il suo ampliamento proiettivo, che cosa possiamo dire? Due rette affini parallele si intersecano in un punto improprio e fin qua siamo d'accordo. Le loro proiezioni su un iperpiano proprio si intersecano nel punto di fuga della direzione comune. E quindi questo è il trucco con cui si fa normalmente in disegno la prospettiva, quello appunto di Leon Battista Alberti, di Brunelleschi, di Paolo Uccello, Piero della Francesca. Ok? Che cosa può capitare? Può capitare che non sia un punto proprio. È vero, ci sono delle direzioni, le direzioni parallele al piano stesso su cui voglio disegnare, che andranno mappate dove? In direzioni del piano pittorico e quindi non vanno in un punto di fuga. Ok? Però quelle che mi interessano, perché sono quelle che ho davanti, quelle che voglio rappresentare graficamente, quelle mi danno invece un'intersezione che è appunto il punto di fuga, e io uso il punto di fuga per tutte quelle belle costruzioni che dovreste ricordarvi. Vi voglio dare adesso una, prima che passiamo alle iperquadriche, all'inizio delle iperquadriche, vi voglio dare una ulteriore applicazione in visione artificiale. Allora, la stereovisione. Io vedo una stessa scena con due macchine fotografiche. Allora, se io ho un punto solo nel buio, io dalla posizione di quel punto sulle due fotografie posso determinare in modo abbastanza semplice, posso determinare la profondità di quel punto. Questo è particolarmente semplice, non in questo accrocchio qua con i piani immagine che non sono appartenenti ad uno stesso piano, si può calcolare molto bene. Si può calcolare molto bene in una situazione così. Ho le mie immagini fotografiche su uno stesso piano, le sto vedendo in sezione, e ho un certo punto. Adesso qua io vado a prendere un certo riferimento, e qua un riferimento analogo. Allora, che cosa succede? Io ho qua il mio punto di vista, quindi adesso intercetto e trovo questo punto. Qua ho un punto di vista, vantage point in inglese, e vado a intercettare e trovo questo. Bene, è questa differenza di ascissa, questa scissa meno questa scissa, che si chiama disparità, che una volta che io conosca questa distanza, che considero uguale a questa distanza, e conosco questa distanza, mi dà con una formula facile che però in questo momento non mi ricordo, perdonatemi, mi dà facilmente la profondità di questo punto, e quindi mi permette di determinare completamente tutte e tre le coordinate spaziali di questo punto, perché qua sto tagliando, quindi c'è l'asse. Normalmente si usa l'asse Z come asse verticale, che punta verso di me, e l'asse Y invece verso la cosiddetta scena. Questa è la scena, queste sono le immagini, quindi l'asse X orizzontale, l'asse Y che punta verso la scena e l'asse Z che viene fuori verso di me. Ok? Bene, e quindi è facile in una situazione così molto facile determinare l'X e l'Y, ma anche l'X e lo Z, ma anche attraverso una formula
formula molto comoda che non mi ricordo, non voglio commettere errori, mi permette di trovare anche la y, cioè la distanza di questo punto di qua e di qua. Bene, quindi tutto sarebbe estremamente tranquillo. Uno dice, beh, allora dov'è il problema? Com'è che gli ingegneri la fanno tanto difficile che mentre per noi matematici è così facile? Il fatto è nella semplificazione. Il matematico cosa dice? Ho un unico punto luminoso. Sì, col Cook che io ho un unico punto luminoso. Nella realtà io ho un sacco di punti. Quindi qual è il problema grosso? Non è quella formulina. È capire nelle due immagini qual è la corrispondenza, il matching, fra punti dell'una, punti dell'altra immagine, cioè punti che siano l'immagine dello stesso punto nella scena nelle due. Una volta che so questo, dopo parte il procedimento di calcolare la disparità, che qua quando ho questo accrocchio in questa maniera sarà più complicata, ma non spaventosamente, è semplice algebra, e quindi il problema è il matching, capire l'accoppiamento dei punti dell'una e punti dell'altra, che ha un sacco di problemi. Per esempio, ci sono delle occlusioni da una parte che non sono occlusioni dall'altra. Se io metto qua davanti una mano, io ci sono delle cose là dietro che vedo con l'occhio destro e non col sinistro, e viceversa, che vedo col sinistro e non col destro. Quindi già non posso avere una completa biezione. Peggio se io ho qualche cosa di rotondo. Se voi guardate una bottiglia, e quello che appare come bordo destro non è il bordo che vedo come vedo il bordo dall'occhio destro, non sono gli stessi punti che vedo dall'occhio sinistro, ok? E quindi questo può creare dei problemi nel matching. Il problema del matching è grosso e si va a cercare di risolvere con delle tecniche locali. Vado a vedere punto per punto un intorno dei pixel di quel pixel lì nell'immagine destra, e vado a cercare nell'immagine sinistra un intornino che ci assomigli, nel senso che abbia la stessa distribuzione di toni di grigio o di colore. Ma è pesante questo, se dato un punto qua io devo cercare il suo corrispondente in tutta l'altra immagine. E quindi qua scatta una cosa interessante che proviene dalla geometria proiettiva. Andiamo a vedere come stanno le cose. Il punto, il vantage point, il punto d'osservazione a sinistra è quello destro, la retta che li congiunge la chiamo asse epipolare. In questo accrocchio con piani di immagine che non sono neanche paralleli, che cosa avrò? Che l'asse epipolare interseca il piano immagine sinistro in quello che si chiama epipolo sinistro e il piano immagine destro nell'epipolo destro. Prendiamo un punto nella scena. Questo, assieme all'asse epipolare, determina un piano che si chiama piano epipolare per P. Ok? Questo piano epipolare taglia il piano immagine sinistra in quella che si chiama retta epipolare sinistra relativa a P, e qua a destra abbiamo la retta epipolare destra. Bene, se io vado a vedere, questa retta necessariamente è una retta passante per l'epipolo sinistro e questa una retta passante per l'epipolo destro. Ma allora che cosa succede? Tutte le possibili rette epipolari destre formano un fascio di rette con centro nell'epipolo destro, stessa cosa a sinistra. Quindi la corrispondenza data da questa retta epipolare a questa retta epipolare fornita dal piano epipolare per P, che interseca l'una e interseca l'altra nei due piani immagine, è una corrispondenza interessante. Sorpresa! È una proiettività dal fascio di rette di spaghetti rette epipolari destre al fascio di spaghetti rette epipolari sinistre. È una proiettività che si calcola tranquillamente con
procedure molto standard. Questo che cosa fa? Mi permette di ridurre dimensionalmente la mia ricerca. Ho questo punto e vado a vedere come è fatto un intornino dei suoi pixel vicini, non devo cercare il suo corrispondente dappertutto, lo cerco solo nella retta epipolare sinistra che corrisponde alla retta epipolare destra, quindi con un enorme risparmio computazionale. Ok? Questo giusto perché siete ingegneri e quindi o presunti tali e quindi cerco di accontentarvi con qualche cosina di carattere un po' vicino alle applicazioni. Beh, in realtà questa è un'applicazione molto importante. Adesso poi le cose con le reti neurali stanno cambiando ancora, ma questo è un altro capitolo. Allora, andiamo ad aprire 22, possiamo dare un po' l'inizio alla questione che ho già cominciato a leggere prima delle iperquadriche. Entriamo in un capitolo bello tosto, ma che secondo me dice parecchio, beh è chiaro perché se no non farei sto mestiere, ma quello che voglio dire è che illumina geometricamente molte cose che dal punto di vista algebrico sembrano abbastanza fredde e invece con la geometria che c'è dietro, beh, viene qualcosa, lasciatemi essere entusiasta, che mi sembra veramente fenomenale, ma vediamo un po' per volta. Annoiamoci con le definizioni di base. Quindi torniamo a quello che avevo già letto all'inizio. Fissiamo uno spazio proiettivo. Per un po' stiamo nel proiettivo, poi però tranquilli andiamo nell'ampliamento proiettivo di uno spazio affine. Ma per adesso stiamo nel proiettivo. La fine non esiste. Iperquadrica di Pn è una classe di proporzionalità di forme quadratiche non nulle su n più 1. E quindi è quello che appunto, tanto per dar fastidio a Eugenio un po' di più, è l'analogo di quella antipatica definizione o pseudo definizione che ho dato di iperpiano come classe di proporzionalità di forme lineari, non nulle, e proprio vuole andare dietro. Bene, abbiamo fissato un riferimento proiettivo, ma allora ogni punto è rappresentato da una classe di proporzionalità di n più 1 plane non nulle di elementi di k. Ok, discriminante di un'iperquadrica classe di F rispetto, dove F è una classe, è una forma quadratica non nulla, classe di F rispetto a quel riferimento è la matrice simmetrica associata a F o a qualunque altra forma rappresentante rispetto a una base normalizzata rispetto al riferimento. Quindi a riferimento fisso una base normalizzata dello spazio vettoriale un più 1 normalizzata rispetto a riferimento S, la forma quadratica è definita su un più 1, bene, allora io posso andare a scrivere la matrice, quella che si chiama matrice di Grom. Non ho detto a Patrizio che si scrive Gram ma si legge Grom, come mi ha detto un mio studente che conosceva il danese. A ingegneria si trova di tutto. Conoscevo il danese, quindi mi ha detto scusi prof, ma si dice Grom. E io dico Grom. Quindi la matrice di Grom di quella forma quadratica rispetto alla base fissata. Quindi ricordatevi, F è determinata meno di un fattore lambda, la base normalizzata stessa è determinata meno di un fattore alfa, quindi avrò una matrice lei stessa determinata meno di un fattore di proporzionalità non nullo. Rango di classe di F è il rango di F, quindi di ogni suo discriminante. Chiamo specializzata la classe di F se il suo rango è minore o uguale a n. Attenzione, la matrice è n più 1 per n più 1. Bene, quindi il rango minore o uguale a n vuol dire rango non massimo, cosa che posso andare a vedere semplicemente con discriminante a determinante nullo.
Bene, questa è tutta la cosa messa molto per aria. Immagine di un iperquadric classe di F è l'insieme dei punti, quello che l'unica cosa a cui abbiamo pensato quando abbiamo fatto qualunque cosa su circonferenze, parabole, ellissi, iperboli e roba del genere. Non credo che abbiate fatto molto altro, non credo che abbiate fatto molto sulle degeneri, e cioè l'insieme dei punti, cioè l'insieme di quei punti, classi di vettori U, tali che quella forma F applicata a quel vettore U dia il numero 0. Cos'è una forma quadratica? È qualcosa che mangia vettori e butta numeri in una certa maniera. Ok? Non è lineare, non è cubica, è quadratica. Vabbè. Quindi l'insieme dei punti. Come faccio a trovare l'immagine? Molto semplice. Come si fa per rappresentare matricialmente una forma quadratica? Allora, se facessi una forma bilineare, avrei una colonna qua, in generale, diversa dalla riga che metto qua. Quando faccio la forma quadratica, i due elementi della forma bilineare sono uguali, perciò che cosa avrò? Avrò un punto x incognito, x0, x1, xn, che metto in colonna a destra, qua vedete il segno di trasposta, e metto uguale, ma in riga a sinistra. Faccio la moltiplicazione, questa è una, è 1 per n più 1, questa è una matrice n più 1 per n più 1, quindi quando faccio il prodotto mi viene una 1 per n più 1, questo è un n più 1 per 1, e quindi quando faccio questo secondo prodotto mi viene 1 per 1, un numero che può essere uguale a 0. X0, x1, xn, per cui questo viene uguale a 0, sono coordinate omogenee, proiettive, dei punti dell'immagine. Perché? Perché questo è il valore della forma F applicata a un vettore U quando la forma F ha A come matrice di Grom e X0, X1, Xn qua in colonna, qua in riga come componenti del vettore U. Ok? Bene, fin qua niente di particolarmente sorprendente. Magari andiamocene a scrivere una, va? Per esempio, mettiamoci nel piano proiettivo reale, quindi in RT2. E che cosa abbiamo? Per esempio, possiamo scrivere, dai, ci mettiamo 3x0 4 meno 6x0 x1 più x2 x1 più x2 quadro più 4 un pochino di più, ma x0, x2, e poi mettiamoci anche un meno 8, x1, x2, uguale a 0. Bene, cioè vado a considerare f uguale a questa roba qua. Allora, spero che, data una forma quadratica, che riconosco come tale da cosa? Dal fatto che è un polinomio omogeneo di secondo grado nell'x0, x1, x2. Secondo grado, secondo grado, secondo, secondo, secondo grado. Bene, come faccio a scriverne la matrice di Grom? Non sto a ripetere il perché e il per come. La matrice si ottiene in questo modo.
coefficiente di x0 così com'è 3, coefficiente di x0 quadro, scusate, coefficiente di x1 quadro così com'è 0, coefficiente di x2 quadro così com'è 1. Perché? Perché i coefficienti che compaiono qua vengono esclusivamente da questo, questo e questo rispettivamente. Invece, da dove viene questo meno 6x0 x1? Viene da x0 x1 e da x1 x0. Quindi viene da metà messo qua e metà messo qua. E poi x0 x2, questo 4 cosa viene? Da un 2 messo qua e un 2 messo qua, e questo meno 8 x1 x2 viene da un meno 4 qua e un meno 4 qua. Ora, se io vado a fare questa matrice, catturarla, perdo solo del tempo, 3 meno 3, 2, aspetta che me la trascrivo, 3 meno 3, 2. Zero meno quattro. Bene, se io adesso vado a fare x0, x1, x2 per questo, per x0, x1, x2, che cosa viene fuori? Viene. Allora, facciamo il primo prodotto e poi qua avrò per x0, x1, x2. Il primo prodotto che cosa mi dà? 3x0 meno 3x1 più 2x2, poi meno 3x0 più 0x1 meno 4x2, e infine 2x0 meno 4x1 più x2. Faccio il prodotto e che cosa viene? Viene 0 che moltiplica 3x0 meno 3x1 più 2x2 più x1 che moltiplica meno 3x0 meno 4x2 più x2 che moltiplica 2x0 meno 4x1 più x2. E cioè, qua non si può estendere, no. Che fastidio. Vabbè, uso questo programma perché è quello che è implementato in aula. Se mai torneremo in aula, dovrò usare quello. Aspetta, allora come faccio qua per... No, non è questo. Per catturare, ho perso... Oh. Ho perso. Non ritrovo come ho fatto a perdere quell'aggeggio. Vabbè, me lo trascrivo, scusate. X0, 3x0, meno 3x1. 2x2 più x1 meno 3x0 meno 4 meno 4x2 più x2 2x0 meno 4x1 più x2. Bene, allora questo a che cosa è uguale? A 3
uguale a 3 x0 per x0 ed è x0 4 meno 3 x0 x1 3 x0 x1 più 2 x0 x2 2 x0 x2 più meno 3 x0 x1 meno anzi, lo scrivo come meno 3, lo scrivo come x1, x0, meno 4, x1, meno 4, x1, x2, 4, x1, x2, e poi più 2, x2, x0, meno 4, x2, x1 e più x2, 4. Allora, vedete che cosa? Questo meno 3x0, x1 che si va a sommare con questo meno 3x1, x0 devono essere uguali i due coefficienti perché stiamo prendendo l'unica simmetrica. Ci sono infinite forme bilineari che danno luogo alla stessa forma quadratica, ma una sola simmetrica, e quindi questi due pezzi devono formare meno 6, ed è quello che otteniamo adesso. Quindi 3x0 quadro, qua viene il meno 6x0 x1, poi che cosa avrò? X0 x2. Questo assieme a questo, che quindi mi dà più 4x0 x2, e infine avrò quest'altro pezzo che mi dà questo è un x2 meno 8x1 x2 e più x2 quadro. Ecco, e quindi vedete che effettivamente recupero quella là, quella di partenza. Questo giusto per confortarvi su quello che stiamo facendo. Ah. Bene. E adesso c'è un'altra nozione. La matrice A, matrice di Gröhm di quella forma quadratica, nulla mi vieta di considerarla come matrice di un endomorfismo di V, di Rn più 1, se volete. Dice, ma no, ma un momento, è nata in un'altra maniera. Chi se ne frega? Avrò il diritto, se trovo una matrice, di considerare quel certo sottospazio, di considerare quella matrice come rappresentativa di un certo endomorfismo e di considerare il nucleo di quell'endomorfismo, ho tutto il diritto di farlo e di dare pure un nome a questo, al sottospazio proiettivo che corrisponde. Cioè io vado a prendere la matrice A stessa, moltiplico per x0, x1, xn a destra in colonna, niente a sinistra, e vado a considerare tutti e soli quei punti che soddisfano questo sistema di n più 1 equazioni lineari omogenee in n più 1 incognite. E lo chiamo vertice della iperquadrica. Attenzione, purtroppo storicamente ci sono due cose completamente diverse che si chiamano vertice tutte e due. Questo è il vertice proiettivo, poi avremo il vertice euclideo. Adesso dico solo vertice, ma ricordatevi, vertice proiettivo che o è vuoto o è comunque un sottospazio vettoriale, un sottospazio proiettivo. Proposizione, si può dimostrare che il vertice non... Qua le cose le abbiamo scritte rispetto a un riferimento, ma quell'insieme di punti, anzi quel sottospazio proiettivo, non dipende dalla scelta del riferimento. E che cosa abbiamo? Questo ci torno fra un momento. Cosa abbiamo? Che quando è che è diverso dal vuoto? Allora, un sistema di n più 1 equazioni lineari omogenee in n più 1 incognite ha sempre soluzione, almeno la soluzione ovvia. Quando è che
ha soluzioni diverse dalla ovvia e quindi dal punto di vista proiettivo ha dei punti questo vertice, questo sottospazio, se e solo se il rango di A è inferiore a quello massimo. Ma noi avevamo un nome per questi, sono le iperquadriche specializzate, quelle il cui rango è minore o uguale a n, cioè minore di quello massimo, cioè quelle per cui il determinante di A è uguale a zero. Quindi avremo un vertice non vuoto se e solo se la iperquadrica è specializzata. Tutte le iperquadriche specializzate, invece, hanno un vertice non vuoto, che potrà avere dimensione 0, 1, fino a n-1. Ora c'è una cosa simpatica dal punto di vista geometrico, ma immediata dal punto di vista algebrico. Il vertice è sempre contenuto nell'immagine. Ma perché? È sempre contenuto nell'immagine perché? Andiamo a prendere sia P segnato di coordinate x0 segnato, xn segnato, appartenente al vertice di classe DF. Ok? D'altra parte, quindi il vertice, sappiamo che ha di classe DF ha una certa equazione A per x0 senza segnato xn uguale a colonna di zeri, e invece l'immagine di F ha equazione x0 xn per A per x0 xn uguale 0 da solo. Sarebbe, se volete essere fare i precisini, la matrice 1 per 1, ci dovrei mettere le parentesi attorno, ma facciamo finta di essere ingegneri. Va bene. Allora, che cosa vuol dire che questo punto P appartiene al vertice? Questo mi significa una cosa ben precisa. Significa che se io vado a fare A per x0 segnato, xn segnato, questo mi dà la n più 1 planulla. Ma allora se io faccio, quindi, se io faccio x0 segnato per x, fino a xn segnato per A per x0 segnato xn segnato in colonna, questo a che cosa è uguale? Questo è uguale a x0 segnato xn segnato, ma per tutta una colonna di zeri. E allora non c'è nessuna sorpresa che questo mi dia 0, il che significa, cioè, segnato appartiene al vertice di F, implica che P segnato appartiene all'immagine di F, e quindi è giustificata questa cosa che è scritta qua. Solo iperquadriche non specializzate possono avere immagine vuota, perché tutte le specializzate hanno almeno i punti del vertice che non è mai vuoto. E questo può succedere se K non è algebricamente chiuso. Invece, se K è algebricamente chiuso, la uguaglianza delle due iperquadriche dal punto di vista puramente algebrico, cioè che si tratti della stessa classe di forme quadratiche, avviene se e solo se coincidono gli insiemi di punti dell'una e dell'altra. Cioè, così come il proiettivo è più stabile del affine, il complesso è più stabile del reale. Noi siamo in uno spazio affine reale e il posto migliore dove fare comodamente, comodissimamente al quadrato
la geometria è il proiettivo complesso. Il teorema di Steiner è un ramo morto, ma molto carino, ne parlo martedì all'inizio della prossima. Se avete una rapida domanda o anche qualche cosa, magari che sia più lungo e di cui volete che io parli la prossima volta, se avete già in mente, ditemelo pure adesso, se no chiudo la registrazione. Niente? Bene, allora vi saluto, a martedì. Arrivederci. Grazie professore. Arrivederci. Grazie.